È il 15 aprile 1971, quando a Torino nasce il Fuori, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, la prima associazione attiva per i diritti degli omosessuali. Fondata da Angelo Pezzana, attivista e politico italiano, il Fuori fu la prima associazione del Movimento di Liberazione Omosessuale Italiano. Da allora, nel corso degli anni successivi, si moltiplicarono in Italia le associazioni e i movimenti spontanei di cittadini che diedero vita a importanti realtà come quella di Arcigay, Certi Diritti, Agedo, Famiglia Arcobaleno. Ma fu solo nel 2001, e più precisamente il 21 novembre di quell'anno, che a Cosenza, davanti a un notaio, prende vita EOS Calabria, prima associazione di cultura omosessuale calabrese. Ed è proprio sfruttando una delle tecnologie più diffuse, Internet e Skype, che andremo a intervistare Assunta Ferraca e Domenico Biondi di Omocrazia, movimento spontaneo calabrese con sede a Cosenza, che, ultimo nato, ha diffuso cultura ed arte con varie iniziative sul territorio. Allora, io inizierò con la domanda come è nata Omocrazia? Quindi vuoi rispondere tu, Assunta? Sì, allora, dunque Omocrazia nasce nel 2009, a fine del 2009, e diciamo da un bisogno di comunicare, una forma di fare attivismo che fino a quel momento, almeno nell'ambiente cosentino, non c'era. Questo modo di fare attivismo, diciamo che ha sempre avuto una certa avversione verso il concetto di diversità. Perché l'omosessualità è sostanzialmente una caratteristica al pari degli occhi verdi, degli occhi castani, del gusto, del colore preferito. Quindi se le persone che hanno gli occhi castani o le persone che hanno gli occhi verdi non vengono definiti i diversi, perché i diversi dovrebbero essere gli omosessuali? Ecco, questa è una delle caratteristiche principali del nostro movimento, uno dei principi su cui si basa. Detto ciò, comunque tengo a sottolineare che il concetto di diversità per Omocrazia non è un concetto chiuso, non è un concetto che non deve esistere, perché la diversità resta comunque una ricchezza. Grazie alla diversità noi possiamo imparare dalle persone. Quello che Omocrazia non accetta è la diversità come forma di discriminazione, come discriminante. Certo, perfetto. Tu, Domenico, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io voglio dire che quando si parla di diversità, generalmente, soprattutto se siamo noi omosessuali a definirci diversi, generalmente ci si definisce diversi da quello che viene considerata una norma. Quindi definire l'omosessualità una diversità è implicitamente definire l'eterosessualità come la norma, come la regola, la normalità, e i diversi dalla norma, dalla regola, gli omosessuali. Quindi per questo non ci piace questa definizione di diverso. Esatto. E spesso la utilizziamo noi omosessuali stessi, secondo noi democrazia, a nostro discapito, perché alla fine è una cosa che ci fa più male che bene a livello di comunicazione. Una sorta di ghettizzazione, diciamo. Sì, ma che poi in fin dei conti non esiste, perché come noi possiamo essere diversi dagli eterosessuali? È anche vero che gli eterosessuali sono diversi da noi omosessuali, però non si è mai sentito un eterosessuale che si è autodefinito diverso, perché loro si definiscono la regola, la norma. Noi invece i diversi, la diversità è una grandezza, la diversità è una forma di ricchezza sicuramente, ma la diversità è universale, nel senso che noi siamo diversi dagli etero, ma gli etero sono diversi da noi, quindi cioè se lo utilizziamo noi questo termine dovrebbero utilizzarlo anche gli eterosessuali sicuramente, perché loro sono diversi da noi. Noi non accettiamo, diciamo, l'idea che loro siano la norma e noi la differenza, ok? Perché alla fine noi preferiamo il termine uguaglianza, tant'è che omocrazia significa, deriva dal greco homoios krazia, ovvero il potere degli uguali, cioè proprio nel termine omocrazia, nel nome del movimento, abbiamo inserito proprio la parola homoios, quindi homo, che non è omosessuale, qualcuno ha detto homo sta per omosessuali, non è così, homo sta per uguali,
Quindi appunto il potere degli uguali, cioè delle persone che sono uguali agli altri. Secondo noi è da qui che bisogna partire, perché se partiamo dalla diversità ci potrebbe essere sempre qualcuno che non l'accetta fondamentalmente. Capito. Adesso passerei ad assunto le domande, vorrei domandare quali sono invece le attività svolte finora da Omocrazia. Allora, noi fino adesso abbiamo svolto diverse campagne, tutte finalizzate alla sensibilizzazione e campagne contro l'omofobia. A me piace ricordare la trasmissione radiofonica, che è stata una delle nostre prime campagne e che, diciamo, è stata quasi un'avventura per noi, perché non avevamo mai fatto radio, non avevamo mai fatto trasmissioni del genere, quindi è stato, oltre che tentare di sradicare attraverso delle gag, attraverso delle cose simpatiche, degli stereotipi tipicamente legati agli omosessuali, ci siamo anche molto divertiti nel fare questo. Poi voglio ricordare anche Immagina Sé, che è una campagna attraverso cui abbiamo realizzato... Io intanto faccio un po' di pubblicità. Giusto, giusto, Domenico, facciamo vedere la bellissima immagine, anche perché... Ci sono personaggi molto importanti del calibro di Virginia Woolf, per Paolo Pasolini. Questa è l'immagine principale della campagna? Sì, sì. Sì, di quell'immagine ci sta un quadro che noi abbiamo regalato alla libreria Ubic. Sì, sì. Alla Ubic. Perché noi abbiamo realizzato 4 quadri, due li abbiamo regalati a 2 librerie, 2 a dei locali, con il testo, come se Domenico avvicina, immagina se la storia le avesse discriminati, oppure immagina se la musica le avesse discriminati. Chiaramente stiamo parlando di grandi come Pasolini, come Leonardo da Vinci, Wilde, Proust, Virginia Woolf, Greta Garbo. In questo caso stiamo parlando ovviamente del quadro relativo alla storia. Diciamo che con questo quadro e con questa campagna noi volevamo sottolineare il fatto che se queste persone fossero state discriminate, ma non come persone, a livello culturale stiamo parlando, noi a quest'ora mancheremmo di un grande patrimonio culturale che studiamo a scuola o che ascoltiamo in macchina o a casa tutti i giorni. Certo. A chi è venuta questa idea? Visto che comunque voi vi occupate nella vita di arte e quindi Omocrazia tra l'altro utilizza l'arte e la cultura come strumento per diffondere un messaggio. Allora, vai tu, vado io. No, vai. Facciamo parlare adesso Domenico, perché facciamo par condicio e poi dopo passiamo ad Assunta. Allora, diciamo che Omocrazia utilizza tanti strumenti per diffondere i suoi messaggi. Nella campagna Immagina Sé abbiamo utilizzato, diciamo che è stata una campagna un po' più intellettuale, un po' più perché il messaggio che voleva far arrivare è che la discriminazione è pericolosa, perché se persone come loro fossero state discriminate per un gusto, perché alla fine l'omosessualità è semplicemente un gusto, appunto noi avremmo perso, come ha già detto Assunta, dei grandi personaggi. Però in altre campagne abbiamo usato altri tipi di canali di comunicazione. Ecco, in questa campagna abbiamo usato i quadri e 2000 segnalibri, abbiamo stampato 2000 segnalibri che abbiamo regalato alle librerie Ubic e Mondadori di Cosenza. Questi segnalibri venivano regalati ai clienti e su questi segnalibri veniva raccontato un breve tratto della vita dell'artista. E alla fine, diciamo, di questo breve scorso di vita veniva annunciato lo slogan "Immagina se la storia li avesse discriminati", e appunto volevamo lanciare un messaggio contro l'omofobia. In quel caso abbiamo usato quadri e segnalibri, quadri che sono attualmente presenti nei locali dove abbiamo regalati dove li abbiamo regalati, e segnalibri che sono finiti. La campagna è andata bene quando la facemmo, le librerie ci chiamarono dopo circa una settimana chiedendoci nuovi segnalibri, ma essendo noi un movimento autofinanziato, diciamo, non abbiamo avuto modo di accontentarli. Però abbiamo fatto anche un'altra campagna, che è la più recente, quella abbiamo stampato 12.000 bustine di zucchero, anche questo, non sono preparato oggi Riccardo. Bravo, bravo, ottimo.
Allora, abbiamo stampato 12.000 bustine di zucchero di quattro tipologie diverse, però purtroppo la camera è un po' piccola, e dietro ogni bustina di zucchero abbiamo inserito un messaggio contro l'omofobia. Quindi sono quattro messaggi di tipologia diversa, che diciamo abbracciano anche stereotipi diversi, perché comunque abbiamo cercato di essere il più precisi e il più completi possibili. Sì. In questo caso il nostro mezzo di comunicazione sono state 12.000 bustine di zucchero. Nella campagna radiofonica abbiamo usato la radio, nella campagna Immagina Sé abbiamo usato i quadri e i segnalibri. Diciamo che ogni volta usiamo un canale diverso. Facebook e la rete per noi è un canale importante, però diciamo è un canale che serve più a sponsorizzare i nostri eventi, ecco, perché su Facebook i messaggi sono messaggi veloci, magari fare una campagna interamente su Facebook si rischia che viene subito dimenticata perché viene sostituita da altri tipi di campagne. Ah, poi c'è quella. E infatti lo stavo dicendo io, benissimo, alle tue spalle. Esatto. Marco Etor è una campagna che abbiamo fatto per la giornata contro l'omofobia di qualche anno fa. Abbiamo tappezzato l'università con questi manifesti, con la scritta Marco Etero, perché per la prima volta abbiamo voluto invertire le cose. Generalmente è facile trovare sui muri la scritta Marco è gay, in segno di offesa. Siccome ogni volta che un omosessuale legge un messaggio del genere si rende conto che è un messaggio stupido, perché sì, è gay, e quindi il problema qual è? Cioè l'essere gay non può essere un'offesa. Noi provocatoriamente abbiamo invertito la situazione, abbiamo scritto Marco etero, e ti dico che molte persone ci hanno, anche proprio mentre appendavamo i manifesti, ci hanno chiesto il perché, cioè, quindi che cosa ci vuoi dire? E noi abbiamo raggiunto l'obiettivo appunto facendo capire che non può essere una discriminante essere etero o essere omosessuali, insomma. In quel caso abbiamo usato anche la rete perché abbiamo fatto un flash mob. Sì. Se ognuno condivideva questa scritta Marco etero, la condivideva come immagine del proprio profilo. Quindi abbiamo usato due canali di comunicazione, sia i manifesti all'università, sia la rete come immagine del profilo. Assunta, passa la parola ad Assunta Feraga, perché giustamente, dai. Sì, noi facciamo questo genere di campagne perché noi siamo fermamente convinti che la comunicazione è fondamentale, perché se noi parliamo con qualcuno dobbiamo arrivare ad essere efficaci ed efficienti. Ma perché lo facciamo? Noi facciamo attivismo, quindi è il nostro interesse primario far arrivare un messaggio, altrimenti faremmo altro, insomma. Quindi se vogliamo comunicare qualcosa è necessario che la comunicazione sia giusta e che sia efficace ed efficiente. Naturalmente questo non significa che se io parlo con una persona omofoba devo adeguarmi alla sua omofobia per farmi capire. No, non è questo il concetto. Il concetto è che se io parlo con una persona che parla soltanto lingua inglese, io in qualche modo devo comunicare nella sua lingua, cioè devo fare in modo che quel messaggio arrivi, e facendo capire all'omofobo che sta sbagliando, avvicinandomi in qualche modo a lui. Ovvio. Cioè devo arrivare, e se io vado all'università, probabilmente all'università della Calabria, a Cosenza, a Rende, ad appendere i manifesti Marco etero, sicuramente qualche omofobo che passa lo beccherò. Ovvio. Tra l'altro quella sera ci strapparono pure i manifesti. Esatto. Buona metà dei manifesti vennero strappati la sera stessa che noi li appendemmo, da un gruppo di ragazzi omofobi, perché avevano percepito il messaggio e quindi strapparono i manifesti in senso di protesta. Forse noi dovremmo... Già il fatto che comunque abbiano capito il messaggio, ben venga, vuol dire che vi siete saputi esprimere, avete saputo lanciarlo questo messaggio. Molte volte troviamo dei manifesti attaccati lì per lì e nessuno li nota, voi invece avete creato quella domanda che molti invece non riescono a crearsi. A tal proposito, visto che comunque Assunta parlava di omofobia, tu parlavi, Domenico, di manifesti strappati, visto che operate a Cosenza, poi a prescindere dalla rete, avete trovato difficoltà nel rapportarvi con le realtà locali? Vado io? Vai. Vai. Allora,
Guarda, con le realtà, allora, noi quando iniziamo a fare una campagna generalmente studiamo molto il target. Questa è la prima fase di approccio alla campagna. Quindi, come, se tu intendi come realtà locale una certa forma di omofobia o aggressione da parte del target stesso, no, non abbiamo mai incontrato questo genere di difficoltà, fortunatamente, nelle realtà cosentine. Anche il fatto delle violenze rispetto magari ad altre città, ad altre location, sono abbastanza minime. Quindi in questo senso non abbiamo incontrato difficoltà, però il modo di comunicare probabilmente ha creato delle difficoltà, forse con altre realtà, cioè forse siamo stati un po' incompresi, come dire, da altre realtà già esistenti. Speriamo però che si sia ormai capito che noi fondamentalmente non vogliamo accettare che esista una maggioranza ed una minoranza, cioè etero e gay, ma semplicemente siamo tutte persone e tutti possono essere liberi di essere se stessi. Questo è il punto principale e non per questo, cioè non è che dobbiamo non essere noi stessi per comunicare al meglio, noi dobbiamo essere se stessi e comunicare al meglio. Mi sembra giusto. Domenico invece cosa ne pensa? Sempre relativamente al fatto dei problemi con la realtà. Sì. No, a livello di, allora, a livello di campagne no, nel senso che la campagna radiofonica è andata benissimo, forse più quella con le bustine, alcuni bar ci hanno detto di no, perché noi regalavamo queste bustine di zucchero, abbiamo fatto una selezione di bar strategici, dove magari più affollati da studenti, altri meno più affollati da persone anziane, abbiamo deciso diciamo di coprire un po' tutte le fasce di età, ecco. Alcuni bar ci hanno detto di no perché non condividevano la motivazione della campagna, quindi questo può essere diciamo l'unico neo che abbiamo incontrato a livello di... Vabbè, poi i ragazzi che hanno strappato i manifesti Marco Etero, con noi che li appendavamo, ed essendo un gruppo di numeroso di persone, noi eravamo poco, diciamo, non ci siamo potuti... è stato lì un momento magari un po' di imbarazzo generale, ma... A parte questi episodi, no. Con le altre realtà associative cerchiamo di avere comunque un rapporto collaborativo, cioè di venirci incontro, e ovviamente ognuno rimane col suo proprio modus operandi, però laddove si può collaborare con ArciGay e con altre realtà, noi collaboriamo senza problemi. Abbiamo anche sostenuto l'ultimo Pride organizzato appunto dalle varie Arci. Quindi sì. Diciamo a livello di realtà associative non abbiamo nessun problema collaborativo, anzi perfetto. Essendo una lotta comune più siamo meglio è, no? Sì, questo sicuramente è importante. Tra l'altro volevo domandarvi se ricordate un aneddoto particolare che comunque vi ha colpito a livello sempre del vostro operare sul territorio. Logicamente parlo di un evento, di qualcosa di positivo che, non so, vi ha fatto apprezzare ancora di più gli sforzi che fate quotidianamente per affermare questo che è un diritto civile di tutti. Sì, io ricordo un aneddoto. Sì. Praticamente una delle prime campagne di omocrazia fu la lettera di mia madre. Sì. E questa lettera si chiama Da mamma a mamma e aveva l'obiettivo di comunicare agli altri genitori qual era stata l'esperienza di mia madre una volta saputo della mia omosessualità. Allora, parlando di questa lettera, siamo stati invitati in un locale a Cosenza e abbiamo presentato anche altre campagne in questa occasione, ma comunque l'aneddoto particolare che ricordo è stato un ragazzo che si è avvicinato a me, a mia madre, e ci ha ringraziato dicendoci che grazie alla lettera che aveva fatto leggere ai suoi genitori lui è riuscito a trovare il coraggio per fare il coming out. Ecco, noi sostanzialmente, questo mi ha molto commosso e mi commuove anche un po' adesso. Naturalmente il nostro obiettivo è quello di riuscire a cercare di migliorare la vita anche solo di un solo omosessuale,
a Cosenza nella realtà in cui operiamo, che speriamo insomma che sia al più presto, il più ampio possibile. Quindi questo è un grande successo. Sì, sì, no, sono convinto anch'io che è un grande successo. Domenico, volevi dire qualcosa? Sì, io ricordo durante la trasmissione radiofonica facemmo una puntata che fu molto divertente, che si intitolava Il Fanculo Night, in cui praticamente noi potevamo liberamente mandare a quel paese diciamo politici, persone razziste, comunque ognuno era libero di dare sfogo alle proprie diciamo alle proprie amarezze, no? Sì. E ricordo allora che siccome eravamo in diretta radiofonica potevano telefonare e telefonarono diverse persone, ma non solo da Cosenza, anche da Torino, Roma, interagirono con noi anche sulla pagina Facebook. Ricordo con piacere quella serata perché c'era molta gente sia tra gli eterosessuali che sostenevano la nostra causa sia tra gli stessi omosessuali che avevano proprio voglia che qualcuno desse loro la possibilità di mandare a quel paese diciamo, qualcuno, dai, qualcuno, sì, c'era qualcuno da mandare, sì, a quel paese. Sì, a questo punto, scusate, io voglio chiedere prima ad Assunta e poi a Domenico, visto che avete realizzato molte cose in poco tempo, perché voi siete un'associazione molto giovane eppure molto fruttifera, diciamo, avete creato molta cultura a Cosenza e la state esportando. C'è qualche obiettivo futuro di cui ci volete parlare o ci volete accennare per dare a chi ci ascolta un'idea di quello che sarà Omocrazia? Lo diciamo? Allora, noi dobbiamo... Vai. Vado io, allora va bene. Sì, sicuramente c'è un obiettivo futuro. Tutte le nostre campagne possono essere al momento trovate sul sito internet www.omocrazia.it, che in questo momento è in una fase di elaborazione, perché il nostro obiettivo futuro è quello di creare un sito internet e anche una piccola redazione, se magari c'è qualcuno che volesse proporsi per partecipare, noi siamo aperti. Sostanzialmente vorremmo fare del nostro sito un punto di riferimento, un punto di incontro per pubblicare notizie sempre relative al mondo dell'omosessualità, ma comunque anche creare una sorta di omopensiero, cioè dare maggiore evidenza a quelli che sono i nostri principi, quello in cui crediamo e perché noi facciamo attivismo. Quindi il nostro obiettivo futuro è questo, perché è importante appunto espanderci non soltanto sul territorio cosentino, e il web è una delle prime fonti che permette questo, quindi noi stiamo lavorando su questo per il momento. C'è qualcuno che ha alzato la mano, ecco, anzi il dito. Posso dire una cosa? Come no? Allora, ovviamente questo è il nostro, abbiamo anche diciamo in cantiere altre campagne, però vorrei dire una cosa, serve che noi offriamo alle persone due possibilità di sostenerci. Allora, una con la tessera di membro, cioè chi vuole, sì, può iscriversi a Omocrazia e diventare membro, quindi partecipare alla fase diciamo operativa delle campagne, quindi... Questo diciamo, è un movimento, giusto? Movimento, okay. Sì. E poi c'è chi ci può sostenere con un'offerta minima, e io vorrei dire una... Ecco, ho sbagliato il lato, questo qui, con un'offerta minima. Diciamo, l'auspicio, siccome realizzare 12.000 bustine di zucchero, realizzare 2.000 segnalibri, cioè manifesti, hanno un costo, non essendo autofinanziati, cioè c'è tutto un lavoro dietro... Io mi auguro, diciamo, che la comunità LGBT di Cosenza diciamo possa continuare a sostenerci, possa darci la possibilità di fare quello che vogliamo fare fondamentalmente. Sì. Ok? E perché no? A me piacerebbe che
nella comunità LGBT in generale ci fosse una più alta percentuale di persone che lottano per i propri diritti. Questa è una critica che voglio muovere, mia personale, cioè vedo che c'è poca voglia, diciamo, di lottare per i propri diritti. Io, diciamo, vorrei che appunto più persone, anche con piccole azioni, con piccole sostenendo noi altri movimenti, altre associazioni, non per forza, cioè riempendo anche magari le riunioni di altri tipi di associazioni, non per forza omocrazia, sul territorio ci sono diverse associazioni LGBT, insomma è necessario che per vincere la guerra ci siano più combattenti, perché siamo pochi, Riccardo, siamo proprio pochi. Tu parli di partecipazione, che è un po' il problema, esatto, anche in generale della politica italiana, ma questo è un altro ambito. La guerra se rimaniamo in partecipazione. Vabbè, però voi comunque state dando un grosso input anche per vincere questa guerra di cui tu parli in maniera molto alternativa, non con le solite battaglie convenzionali, ma anche con la cultura, con mezzi di diffusione come le bustine di zucchero che tutti prendono un caffè, quindi diffondiamo la dolcezza, diciamo, che c'è in questa democrazia contro l'amaro della, della vita di tutti i giorni, dai. Io a questo punto la definirei in questa maniera. Io, ragazzi, vi ringrazio per il vostro contributo. A questo punto io vorrei sperare quanto prima di vedere o su Facebook o su materiale cartaceo oppure visivo quello che sarà il futuro democrazia. Va bene? Stiamo lavorando per questo, Riccardo. Riccardo, noi ti ringraziamo te per questo spazio che ci hai concesso. Sì, speriamo anche noi al più presto di uscire fuori con un'altra campagna. Benissimo, benissimo. Sosteneteci. Giusto, giusto, Domenico. Ciao Domenico, ciao Assunta. Ciao. Ciao.